Il tuo cuore ha bisogno di essere guarito? Ti sei mai tagliato seriamente? Non importa quale sia la tua risposta, perché sono certo che sai quanto sia importante disinfettare a fondo la ferita per evitare infezioni. Tutti vivono situazioni che fanno arrabbiare. A volte le circostanze sono così complesse che tagliano come un coltello, ed è così che diventiamo scontrosi e frustrati nutrendoci di questa rabbia. La assecondiamo e, come ben sai, ciò che alimentiamo alla fine cresce. In altre parole, se non affronti la tua rabbia, inevitabilmente infetterà tutto il tuo essere. A volte può anche esplodere e degenerare in violenza. Ecco perché è così importante prendersi cura delle ferite e affrontare la rabbia. La Bibbia dice: «No, il cruccio non uccide, che l'insensato e l'irritazione fa morire lo stolto». Giobbe 5:2. «E io so che tu non sei stupido, ma se tutto questo sta parlando al tuo cuore, sappi che Cristo è la tua speranza. È morto per te, in modo che tu possa essere veramente libero anche dalla rabbia. Anche nel bel mezzo di una terribile situazione mondiale, assicurati di lasciare che il Signore ti liberi da qualsiasi rabbia, stress e ansia che influenzano negativamente la tua vita. E se il tuo cuore è arrabbiato e ferito a causa di ciò che altri possono averti fatto, puoi anche intercedere per loro. Dio può fare un miracolo. Se ti va, prega con me oggi. Signore, ho bisogno di te. Guarisci il mio cuore dalla rabbia. Purifica i miei pensieri. Grazie perché ti prendi cura della mia vita e della mia anima. Grazie perché mi aiuti a intercedere per coloro che mi hanno fatto del male. Grazie per la guarigione totale. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Seleri.